volevo innanzitutto darle l'opportunità di replicare alle accuse che le vengono fatte di un'ipotetica truffa. Questo è giusto che lei lo abbia detto, perché appunto se le cose sono diversamente è giusto che lei lo abbia detto. E in merito invece... Sì. Perché lei come giornalista si informa sui fatti, no? Sì. Se questo, la signora La Greca dice lui e la moglie hanno creato un showbiz. Mia moglie non la sa neanche descrivere, non sa neanche come è fatta, non sa neanche quanto è alta. Non è una telefonata, perché metti in mezzo le persone? Ho capito. Signor Angelo, invece in merito... A chi l'accusa di aver preso soldi in cambio di partecipazione al Grande Fratello, a questi reati? Truffaldini in cerca di fama. Ecco, come risponde a queste accuse? È vero? No, assolutamente no. Io ho preso dei soldi per assistere delle persone, perché è il mio lavoro. La mia è un'agenzia, non è una fantomatica agenzia. Una fantomatica è un'agenzia iscritta alla Camera di Commercio, è un'agenzia iscritta sulle imprese, c'è un ufficio dove loro sono venuto a portarmi i soldi e me li hanno portati, quindi per assistenza, quindi tutto quello che loro hanno in mano è un foglio che si parla di assistenza, di reality, di rappresentanza, ove sottoscritto come agenzia, come si evince dai profili Facebook, ho fatto da tramite per tantissime televisioni. Quindi non è vero che lei prometteva l'ingresso nella casa del Grande Fratello che ormai è imminente? No, io parlavo di un'assistenza, quindi l'assistenza poteva essere quella lì. Faccio un esempio, allora una persona che sapeva parlare la proponevo con le produzioni a, che ne so, parlando con il film, dico una cavolata perché non ci ho mai lavorato, sì. Poi per esempio per un programma sul real time, perché collaboro con tante produzioni televisive, ma faccio da tramite. La signora La Greca, perché io la smonto, la signora La Greca ha detto che mi ha conosciuto nei corridoi Rai. Non è vero, perché io ce l'ho portata io.